grazie al dottor Badalà. Adesso c'è un breve saluto, la dottoressa Giovanna Solberti di Eudonna, che ha organizzato insieme a Cernova questa iniziativa, e poi è consigliere Leuzzi per un saluto. Grazie, ringrazio gli amici di Agernova, gli amici del nostro movimento, amici e amiche del nostro movimento, circa 70 associazioni, non solo a connotazione femminile. Siamo a 360 gradi impegnati tutti noi in tutte le problematiche, quella dell'ambiente non può che appartenerci, sicché ho colto l'opportunità di questo straordinario personaggio che è il nostro professor Giuseppe Altieri, che tutti noi amiamo e seguiamo perché ha un grandissimo seguito, e non solo su Facebook. Persona stimatissima, conosco la famiglia, 3 figli splendidi, non posso non tessere le lodi. E dunque questa opportunità l'ho voluta cogliere perché credo che le donne siano impegnate, non tanto in nome di quell'ecofemminismo, perché è improprio, noi non aderiamo a quella scissione incredibile tra donne che proteggono la natura e uomini che la distruggono, noi depositarie della terra madre e loro della terra nullius. In realtà non è più così, perché proprio per l'ansia da prestazione, per la nostra corsa alla nostra realizzazione, all'affermazione del lavoro e nelle istituzioni, le donne oggi cosa portano in tavola? Portano in tavola spesso dei pacchetti già preconfezionati pieni di additivi. Quindi non è vero che noi proteggiamo i nostri figli, la nostra famiglia, noi stesse, e spesso l'alimentazione la scegliamo noi, frettolosa, sbagliata. Vuol dire che ci siamo snaturate? Io non lo credo, però sicuramente il sistema non ci facilita, cioè non ci fa essere in linea con sicuramente il nostro abbraccio con la natura. Noi siamo in perfetta adesione con la natura, non fosse altro che per il ciclo lunare che ci appartiene ogni mese. Quindi perché diventare nemiche della natura? Sicuramente questo era una piccola giustificazione, il senso di essere qui anche noi, non per protagonismo, ma perché volevamo marcare quanta importanza ha la ripresa dello sforzo che la donna deve compiere, come anticamente faceva, per portare in tavola i cibi migliori. Invece sono qui anche, mi preme più che altro sottolineare, che siamo ospiti di un convento, i frati cappuccini francescani, c'è qui il parroco, ci ha ospitato meravigliosamente da ieri sera che trafichiamo fino a tarda ora, e quindi un applauso ci vuole, grazie padre Armando. E da ultimo io ho fatto di tutto perché naturalmente marcasse meglio di me, meglio di noi, vero Giuseppe, questa cornice etico-antropologica nella quale l'iniziativa odierna si vuole collocare. E ho scelto una persona per me stupenda. Io oggi glielo posso dire, è il mio padre spirituale. Ma non ci siamo parlati molto di cose personali intime, parliamo delle cose associative, perché noi siamo in un forum grande che lui ha voluto, coordinato dal professor Sergio Bernardini, e un forum di 60 associazioni molto attive su Roma. È il Monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo ausiliare di Roma, della pastorale sanitaria e universitaria. Credo che nessuno meglio di lui sappia significare il senso di quello che volevo poc'anzi dire. Grazie.